and whatever comes I will. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns of constant, explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Siamo con Luigi Formi che ci spiega qui al museo della Guzzi, Moto Guzzi di Mandello, il primo modello della Guzzi Parodi allora. Sì, questo è il primo modello che Carlo Guzzi aveva in mente nel 1915, perché Guzzi era un grande motociclista e un grande osservatore. Le moto negli anni 10 si trovava un sacco di difetti, motore verticale, punto più caldo si trovava sotto il serbatoio, baricentro alto, cambio non in blocco. Lui aveva in mente questo tipo di motore nel 1915, quando è stato chiamato militare nella guerra 15-18 come motorista. Lì ha avuto la fortuna di conoscere due ufficiali piloti che lui faceva da meccanico. Giorgio Parodi, figlio di un ricco armatore genovese, e un certo Giovanni Ravelli, già conosciuto all'estero, era già un pilota affermato da Brescia, Giovanni Ravelli da Brescia, già famoso pilota di quegli anni. E lì, tra un volo e l'altro, un bombardamento e no, ha illustrato questo tipo di motore. Loro, appassionati di moto, hanno detto: una moto da fare, non si può tenerla nella tua mente. Guarda, decidiamo di fare, terminata la guerra facciamo quella moto, per i soldi non ci sono problemi, cioè i soldi di mio padre. Difatti hanno fatto già i compiti, Guzzi tecnico, Parodi l'amministratore, Ravelli pilota e collaboratore. E così è andata per due anni. Del 18 terminata la guerra, l'aereo di Ravelli è caduto, dopo il conflitto è caduto l'aereo e si sono trovati Guzzi e Parodi. Hanno deciso di costruire questa moto. Perché proprio Mandello? Perché Guzzi, essendo milanese di nascita, aveva la casa di campagna da Mandello e era molto amico di questo Ripamonti, che aveva una piccola officina, che sapeva far di tutto. Era già famoso come meccanico perché curava i vecchi motori a testa calda dei comballi di una volta, con i motori delle barche che portavano la sabbia sul lago, che al sabato andavano all'Ecco a portare quei barconi lì, e curava già questi motori. E in questa sua officinetta hanno costruito questo primo prototipo. Come dicevo prima, ha quattro valvole, cambio in testa, cambio in blocco, che negli anni 10 il cambio non era in blocco, ma c'era la trasmissione a catena, che era più l'olio che lubrificava i pantaloni che il motore. Guzzi ha unito tutto questo in economia proprio, che diciamo, perché se lei nota il freno posteriore è fatto da una puleggia e una cinghia in cuoio. La pompa dell'olio è manuale, ogni 70 km fermarsi, recuperare l'olio e per caduta lubrificarlo. Siamo passati alla Norge, un'altra moto storica importante della produzione. Sì, questa è la moto questo modello ideato in collaborazione con Giuseppe Guzzi, detto Naco, fratello di Guzzi. Questa è la prima moto, non questa, questo tipo, perché la prima
quella originale l'abbiamo in sede al Motoclub Carlo Guzzi. Questa è una delle moto di produzione, è la prima moto al mondo con moleggio posteriore, ossia elastica con moleggio posteriore. Guzzi aveva inventato questo moleggio che si trova sotto il basamento del motore, cioè una scatola con delle molle che lavorano in compressione. È stata chiamata Norge perché nel 28 Giuseppe Guzzi, detto Naco, ha fatto Mandello Capo Norte e ritorno per dimostrare al mondo che la moto elastica è valida. Purtroppo la stampa specializzata negli anni 20 ha criticato in un modo molto negativo questo tipo di moleggio, definendo pericoloso. La Guzzi aveva costruito 78 esemplari, non riusciva a vendere per la stampa sbagliata, propaganda sbagliata fatta. Difatti, per poter fare la produzione, questa è la moto nata dopo del Norge, lo Sport 14, è ritornata rigida.
e siamo giunti a un terzo esemplare molto particolare. Sì, io definirei, a mia idea, la prima motoslitta, perché se lei può notare è munita di due pattini, ossia due sci in legno naturalmente. Questa moto è stata creata negli anni 30, alla Guzzi è stato ventilato che la polizia della Finlandia voleva motorizzarsi, aveva creato un prototipo in previsione di questa motorizzazione. Purtroppo l'affare non è andato in porto e il nostro collaudatore la domenica si divertiva ad andare per i rifugi, qui è andata sulla nostra grigna, non da parte di Mandello ma dalla Varzassi, è andato su a 2400 metri, è andato con 1,30 m di neve a Madesimo, è andato sul Monte Bianco, è una moto molto leggera. E anche una caratteristica, molto prototipo, una caratteristica a parte gli sci e quella ruota con dei spezzoni di catena, c'è una ruota dentata che lei blocca la ruota, perché andando su per i monti non è che si va in acqua e rosa, può trovare di evitare un ostacolo, e per avere in mano i piedi liberi dai freni lei blocca la ruota. Ha bisogno di accelerare, la moto va avanti, sentirà un rumore, ma non un detrige. Insomma, è rimasto un prototipo. Una fabbrica, un'azienda familiare ricca di storia che si è tramandata negli anni. E quali sono le caratteristiche delle moto di oggi? Le caratteristiche della moto di oggi sono sempre moto molto affidabile. Io non so, perché se parlo da guzzista o da motociclista, perché le moto di chilometri in moto ne ho fatti parecchi, però per me la Guzzi non lascia mai a piedi. No, forse adesso con l'elettronica non so, quella volta con le puntine, una limetta delle unghie, se la cavava, un pezzo di filo di ferro, provato ad andare con un cilindro solo e andare a casa, diciamo, come adesso non so come può succedere con l'elettronica, è molto più veloce, molto migliore, però c'è l'inconveniente se succede qualche cosa, se rimane totalmente a piedi. We can.